Buongiorno weekend, bentornati in diretta, sono le 10.02. Gigi da Genova non ce la fa più perché vuole vedere la sua VIP preferita. Paola Aspri, buongiorno Paola! Buongiorno, meno male Gigi, peraltro sono legatissima alla Liguria. Quindi è vero. Di conseguenza ci sto per tornare, quindi voglio ma chissà che non vi incontriate magari in qualche volta in questi tuoi pernottamenti in Liguria, chissà magari. Ma io voglio diventare cittadina onoraria della Liguria. Gigi, hai una speranza, hai una speranza. Dai. Allora, torniamo. Torniamo certo. Subito. No, come stai Paola? Altro, guarda. Come stai? Scusami. Benissimo, bene, bene, andiamo avanti, diciamo, le feste, no, non lo dico, dai, se no va a finire che faccio la guasta feste, un po' come la Beatrice Luzzi all'interno della casa, che tempo fa per aver detto che non ama tanto il Natale, per aver detto una cosa del genere, è stata messa, insomma, è stata additata da tutti nella casa, quindi non voglio fare, anche se la Luzzi con le sue esternazioni è diventata famosa, insomma. Adesso però, vediamo una prima chicca, praticamente alle calcagna Perla Vatiero, perché sappiamo che insomma ieri abbiamo visto che Perla ha avuto oneri ed onori, insomma, peraltro, Greta Rossetti è caduta nel dimenticatoio, ma ne parleremo poi nel down, già spoilerato. Mirko Brunetti. Hai già spoilerato. Già, magari a Mirko Brunetti è la ciliegina sulla torta. Insomma, ormai dai. Comunque cioè, l'hai messo in quasi tutte le settimane, proprio non te va giù, cioè va giù proprio. No, tutto. Perché non mi piace, non mi piace neanche fisicamente, devo dirti la verità. Posso è dire. Un bel ragazzo, ma non mi piace. Vabbè, bello, sì. Però bello. Allora, no, ma non balla, io non dico balla. Sempre, bello ma non balla. È un bello che non balla, e a noi ci piace invece un po' ballare. Invece allora. Ci piace ballare, insomma, dai. Noi in passione, in caldo, in leone, in ariete. Segni di fuoco, che te lo dico a fa, come direbbe la nostra Angelina Mango. Ah. Va bene, dai. Allora, Paolo, intanto Gigi ti riempie di complimenti e ringrazio anche Domenico, che ti mando un forte abbraccio con tutto il mio cuore. Sei troppo brava, bella, mi piace. Va bene, grazie Domenico da Brindisi, grazie. Grazie, allora, Paola. Grazie moltissimo. Paola. Ma io lo devo anche alla diciamo la padrona di casa Martina Gatto, che è altrettanto brava e professionale, devo dire. Con lei ho un feeling particolare. Grazie Paola, grazie. Simone, non essere geloso. Ma no, geloso, ma non è. Non essere... Paola, allora, per essere 10:04 oggi sono abbastanza canterina, non so che cosa mi è successo oggi. Paola, up and down della settimana, tu che osservi tutto con la tua lente di ingrandimento, iniziamo dalle persone che porti in su, va bene, dagli up. Beh, diciamo Roberta Morise, perché Roberta Morise mi è simpatica, peraltro l'abbiamo vista da Caterina Balivo nel suo salotto, quindi ha raccontato, ha fatto vedere il suo pancino, carina, molto, molto simpatica, accogliente devo dire, no? Quindi l'ex fidanzata di Carlo Conti, adesso ovviamente ha coronato il suo sogno d'amore insieme a Enrico Bartolini, avendo pure un figlio, insomma. Per Enrico Bartolini è la quarta maternità, per lei è la prima. Enrico Bartolini è il famoso chef, lo conosciamo tutti, bello, insomma, talentuoso, e oltretutto ha aperto un ristorante, diciamo, nel Museo delle Culture, il ristorante dove tu vai a mangiare dai 250 euro ai 400 euro, insomma, una modica cifra. Insomma, al di là di questo, la Roberta Morise ci ha visto lungo, perché lei, vabbè, è una conduttrice, sappiamo, conduttrice di camper, anche, insomma, ha un suo tragitto professionale. Però sai, cara Martina, nei periodi di magra è un uomo importante, ci serve. Peraltro anche un uomo così accogliente, molto galante, insomma, che ha cura di lei. E non è poco in un momento in cui i maschi, diciamolo la verità, si voltano dall'altra parte. E quindi questo è importantissimo. Quindi Roberta Morise va su, perché sinceramente la mandiamo su, simpatica, accattivante, la ragazza della porta accanto, se ne dite. Bella senza essere troppo appariscente, invadente, insomma, ecco, ci piace per questo. Lorella Cuccarini, Lorella Cuccarini un altro è inutile up. Dirlo. Non potevo
Non potevo perché io l'adoro, Lorella Cuccarini. È un'icona della televisione. Lo sappiamo, è la più amata dagli italiani. Ha spiegato in un TG serale su Rai 1 che lei è stata chiamata da Amadeus e Amadeus gli ha detto che gli sarebbe piaciuto fare con lei questo ultimo festival di Sanremo insieme a tanti altri amici. Quindi lui reputa la Cuccarini un'amica grandissima e diciamo che lei è stata spinta da questo. Poi l'altro anno l'abbiamo visto sulle note di La Notte Vola al Festival di Sanremo insieme al giovane Olly, frizzante, insomma la rivedremo anche ballare quest'anno a questo punto perché come co-conduttrice ma farà ovviamente effetti speciali come è il suo solito. Nel 93 noi la ricordiamo al Festival di Sanremo nella conduzione con Pippo Baudo, poi nel 95 è andata in gara con ovviamente un altro amore no e in quell'edizione, ricordi, ha vinto Giorgia con Come se aprei, ironia della sorte, anche Giorgia è co-conduttrice del festival. Quindi comunque sia, allora la Cuccarini è stracontenta di fare questo festival, le occasioni vanno prese al volo e poi ricordiamoci che la Cuccarini è del segno del leone, ama le sfide, quindi è oltretutto è un evergreen. Chissà che non ci aspetti che balli sulle note di What a Feeling di Flashdance, perché è la canzone che canticchia in casa insieme ai suoi familiari. Noi ce lo auguriamo. Lorella, no? Mi raccomando, mi piacerebbe vederti nella versione Jennifer Beals. Io adoro quel film. Consiglio allora, per Lorella. Lorella, tu sei la più amata degli italiani, ma sei la più amata anche da me, quindi insomma, devo dire che sei stupenda. Soleil, quando esce e va su Soleil, anche se non credo che tu sarai d'accordo, perché Soleil è un po' odiata un po' da tutti, quando esce un amore lo fa la grande, diciamolo. Lo odi? No. Ti piace? No, sì, mi piace. Vabbè, meno male. Con un amore lo fa la grande. Nei giorni scorsi, se gli indizi social non mentono, Nicolò Zaniolo e l'influencer erano insieme, ovviamente postati su Instagram in due foto differenti, ma nella stessa località. La località era Lerici, regione dove l'attaccante torna spesso perché è di quelle parti, quando è libero da partite e allenamenti. E ovviamente La Spezia è la città, diciamo, dove vive la sua famiglia. Soleil ha 1.200.000 follower, ricordiamolo, è nata a Los Angeles nel 94, la ricordiamo in tanti reality, Uomini e Donne, Grande Fratello, L'Isola dei Famosi, Pechino Express, e anche se molti la reputano antipatica, non si può dire che sia la ragazza della porta accanto, a me piace tantissimo, proprio quella sua altezzosità, lo possiamo dire, quel suo modo di incedere, a me piace tanto, proprio perché è così. Quindi le sue storie le tiene nascoste molto bene e quindi gli uomini dovrebbero anche essere contenti di questo. Zaniolo è una di, è una di quelle, poi diciamolo, probabilmente è una che fa comodo ai maschi perché riserva tutte cose segrete, però poi alla fine credo che sia una tattica tutta questa cosa che lei fa, perché è strategica per incuriosire i follower e i brand. Quindi anche una molto furbetta, la nostra Soleil, e io vengo a scuola da te, anzi devo venire qualche anno fa, ma insomma c'è sempre tempo. Andiamo su! Su per Soleil. Beh dai, è carina, no, e se sono rose, roseranno, come si diceva una volta, poi no? Diciamo che nel Grande Fratello ha dato spettacolo abbastanza. Al contrario di queste gatte morte che abbiamo adesso. Scusa Paola, intanto su questo dico che bisogna soltanto scrivere al 342-627-5717, solo scrivere, quindi... Posso lanciare una cosa? Lanciamola. Hashtag gatte morte. Ma allora le vostre... Però le con Martina gatte... Gatto non puoi dire hashtag gatte morte, no, cioè, no, scusa. No, lo so, però hai ragione, però è un... che se ti lo, devo dire? Se lo ripeti un'altra volta... Muoio. No, non lo ripeto più, però divertente, dai. Ma diciamo che alla fine, qual è la vostra non preferita, ecco, in questi anni? Io lo so che non posso farlo, GF. Però scusate, non puoi chiamare, devi solo scrivere, grazie, ciao.
Ecco, scusa, dovevo farlo perché chiamano, ma non bisogna chiamare. 342-627-5717, scrivete a allora, Paola, scrivete a Buongiorno Weekend. Chi è mortalmente antipatica tra le donne della casa in questo momento? Vabbè, ho un'idea che su quelle che... Solel potrebbe entrare a dare un po' di scuola, vabbè. Secondo me. Va bene, soprattutto alle giovani, io sto dicendo, non le persone stagionate, perché quelle stagionate vanno abbastanza bene, ho visto. Ah. Dai, e mo chissà con chi ce l'ha. Sara Ricci che se n'è andata, però no, ma stai tranquilla che i tempi me li tengo. No, sto pensando, chissà con chi ce l'avrai invece in giù, se questi sono gli app. Oh, giù. Beh, Down è, diciamo, va per Mietta. Ieri sera l'abbiamo visto al GF che ha intonato Vattene amore con tutti i maschi della casa. I maschi, si fa per dire. Ha divertito per la sua voce, perché la voce di Mietta è sempre un portento. La vediamo in queste settimane anche in Io canto Generation, è bravissima. Però, c'è un però. Da un po' di tempo si parla di tradimenti, tu lo sai, Martina, pure tanto. E anche Mietta, la cantante appunto di Io canto Generation, non si esime da raccontarle al Corriere della Sera. Che cosa ha fatto nei giorni scorsi? Lei dice di aver portato le corna con dignità. Boh, poi questo portare le corna con dignità, non lo so, me lo dovrebbe spiegare. Comunque, e di non essere stata né a santa neanche lei, perché ha pareggiato i conti, e ce lo spiegasse. Ammette anche di non essere più gelosa, all'avere grande età di 55 anni, portati benissimo, peraltro, glielo dico. Però, insomma, ovviamente lei ha detto, dice, io non sono più gelosa, adesso cerco, perché quando ero giovane ho fatto delle cose assurde. Quindi, compresa la relazione con il padre di sua figlia, il suo cuore adesso però batte per un uomo misterioso, di cui non ha rivelato il nome. Vabbè, staremo così, aspettando che tu lo rilevi, magari al Messaggero, non lo so, in qualche altro quotidiano. Stiamo qui in attesa, comunque. Oh, poi ho raccontato di quella volta con Raul Bova, nella piovra, nel senso... Lo ha incontrato sul set, era giovanissimo, bellissimo, di una straordinaria bellezza. Lei ha detto, sono rimasta folgorata, però sembra che pure Raul Bova sia rimasto folgorato da lei. Solo che lui si stava per mettere con Chiara Giordano e lei era già impegnata, ok? Mm. Boh, vabbè, secondo me mi sa tanto idea di bufala, ma comunque lasciamo stare. Poi parla di Zucchero. Parla di Zucchero, rumors di un loro flirt durante il videoclip che ha fatto con Zucchero, che si chiama Mente Rosmarino. Però lei ha detto chiaramente che non è vero con Zucchero, forse perché era troppo brutto? Non sto pensando questo. Adelmo aveva una passione per me, ha detto, però non volevo mettermi il reggiseno e così ha chiamato Natalia Estrada. E quindi sembra che quella però sia stata la chiave di volta del successo di questo videoclip. Ma al di là di questo, Di Zucchero dice, siamo solo amici, noi ci vediamo solo per berci un bicchiere di vino, non con un panino, non assolutamente. Un bicchiere di vino con un pezzettino di parmigiano e via, e chiacchieriamo fino alla mattina. Vabbè. Mietta, diciamo che è ricicciata alla grande, diciamo la verità, perché c'è stato un ritorno televisivo, mettono in piazza di tutto e di più, e anche Mietta non fa altro che mettere in piazza anche cose secondo me non vere. Però poi tra un po', cara Mietta, avanti un altro, dopo Daniela Miglietta, così si chiama, ci sarà un'altra, mi raccomando, tienilo a mente. Al vetriolo, Paola Aspri, giù per Mietta. Vabbè, beh, vabbè. Se lo devo fare lo faccio bene. Sì, assolutamente, noi così ti vogliamo. Poi giù per... Mi dispiace per Carmen Russo, perché poi in realtà non mi è tanto antipatica, però mi ha un po' stancato, devo dirti la verità. Poi sempre sta solita pettinatura, quest'aria così da donna, da mulino bianco con Enzo Paolo Turchi. Beh, Carmen Russo diciamo che smentisce la crisi con Enzo Paolo Turchi tramite Instagram. Veramente Enzo Paolo Turchi che la smentisce, perché dice, ci siamo separati e non lo sapevamo, dopo la notizia data da Radio 105, però bisogna dire quello che è successo nei giorni scorsi, perché Carmen Russo è andata nella trasmissione Storie di Donne al Bivio
da Monica Setta e ha detto che c'era aria di crisi con il suo marito. Carmen, ricordiamo che è legata da 40 anni a Enzo Paolo Turchi, afferma che appunto c'è maretta tra di loro. La Russo dice che quando una coppia famosa si lascia, prendono ad esempio sempre loro e questa cosa non gli piace. Tra lei e il marito c'è un periodo complicato, così dice Carmen, ma ogni volta che succede loro poi si chiariscono e la cosa ritorna come prima. Quindi è un amore fatto di chiarimenti, però diciamo che Carmen non sa perdonare. Perché mandare giù bocconi amari ovviamente è cosa che lei non sopporta. Ma qual è questo boccone amaro che deve mandare giù? Un tradimento di Enzo passato? Che ne so, mi sta venendo un dubbio. Comunque sia, questa storia è finita perché hanno messo la parola fine dicendo che è finita la crisi. Però tanta carne al fuoco per far uscire notizie stampa. È un altro giochetto per rimettersi in gioco, diciamo. Un po' squallido, eh? Per Carmen Russo e a questo punto anche Enzo Paolo Direi anche Turchi. Enzo Paolo Turchi, scusami, perché sinceramente Enzo Paolo Mettiamoci Turchi tutti. posso affermare una cosa, che lui è un uomo, diciamo, che non ha molto spina dorsale, nel senso che ha questa moglie che lo comanda a bacchetta. Lo abbiamo visto nell'edizione dell'Isola dei Famosi tanto tempo fa, quando lui lasciò l'isola. Cioè, non ha proprio una grande, non lo so che cosa c'ha questo uomo, pende dalle labbra di questa moglie. E forse magari, che ne so, un divertivo se l'è trovato per avere una rivalsa. Ho detto tutto, basta. Vabbè, basta. Giù per... Oh, rullo di tamburi. Mirko Brunetti, Ma eccolo dai, qui, il non me lo nostro sarei mai Mirko. Beh, immaginato. ma poi senti, ma hai notato una cosa di Mirko? C'ha una faccia simmetrica. Paola, cioè tu ti sta talmente simpatico che No, ma osservi poi proprio senti, tutto. basta con questi completi Celestino, che brutti, Vabbè, mamma Paola, questa è mia, una guarda. foto che abbiamo trovato, insomma, cioè, Sì, penso che si no, ma non li cambi anche porta, lui. no, no, li porta, li porta. Che ti devo dire? Ti Lo sarà stile. cambiato nel tempo, però io seleziono Ma sempre la secondo stessa me lo stile foto. provinciale è sempre quello. Faccio un po' soleil della situazione. Vabbè, detto Andiamo avanti. questo, andiamo avanti. Mirko Brunetti ieri nella puntata del GF non ha potuto avere un confronto diretto con Greta Rossetti in studio a causa Covid. Poverino, pensa che ieri è proprio andato invece a Verissimo. Silvia Toffanin ha detto che non ama, a dire che non ama né Greta né Perla. L'ha detto chiaro e tondo, pensa un po'. Dalla sua camera ieri però ha potuto confrontarsi con Greta Rossetti, con il rimprovero di Signorini che ha detto che non è stato mai chiaro con le sue donne. Ma dai, Alfonso, io non lo Strano. pensavo, ma che stai dicendo? L'ex GFino ha fatto un discorso alla Rossetti e si è arrampicato come al solito sugli specchi, lo sappiamo, dicendo che lei è un'anima buona, pura, addolcito la pillola, ma la esorta a trovare se stessa all'interno della casa, come ha fatto lui d'altronde fuori. Stando fuori, lui si è accorto che la magia si è rotta, anche se non prova né rancore né rabbia, ma è il caso di mettere un punto alla storia con Greta, come l'ha messa ovviamente con Perla a suo tempo. Alfonso, che Mirko, ha detto che Mirko sta dando un palo a Greta Rossetti, in diretta lo dice. La Rossetti dice che è rimasta sorpresa dal comportamento di Mirko. E si mostra addolorata, inoltre ancora il dubbio che Mirko ami Perla, ma secondo me non ama nessuno Mirko, ama solo se stesso. Posso dire un'altra cosa? Allora si capisce che prende le distanze solo per essere stato messo fuori dalla casa del Grande Fratello, dalle due donne in realtà, dal comportamento. Quindi rimaniamo sempre dall'idea che è un pesce rosso, come dice Greta Rossetti, e anche la sua faccia inespressiva dice tutto, basta guardarlo. Meglio lontano da entrambe, ma per sempre. Loro hanno preso un terno all'otto, non lo È sanno. Care vero. ragazze, che bello! Vi siete liberati di un Luca, gatto. No, ho detto un'altra cosa. di un gatto morto. No, gatto morto non lo diciamo, per carità. Paola, No, di un gatto, di un sono le 10:21 gatto. del mattino, non della sera. Ecco. Lo so, no, no, non diciamo niente, basta.
Allora, scrivete al 342-627-5717, per favore. Io devo annullare le chiamate che ricevo su questo numero perché è fatto solo e soltanto per i messaggi. 342-627-5717. Ma che sta succedendo? Non lo so, Scusami. mi stanno tempestando di chiamate, ma non posso rispondere. Quindi mandate messaggi. Ma, quindi down per Mirko Brunetti. Qua avevano detto però up per Martina, Pier 63. Grazie Pier. Beh, senza Vabbè, dubbio, per Bernardina, senza grazie, dubbio, grazie, questo è normale, questo è naturale, e qui up siamo anche per Paola, attiviste. ovviamente. Gigi da Genova, vedi, uno e Allora, uno dai, palla al centro. ce la Paola, battiamo, dai, ce la battiamo, dai. Paola, Allora, adesso il podio. oh. Terzo Il podio posto. dei segni. Terzo posto abbiamo il leone, eccolo qua. Buono per Terroir. voi. Eccomi qui. Ogni anno fate un bilancio su quello che vi siete lasciati alle spalle, caro Leone, questo è vero. E quello che vi aspettate dal nuovo anno, la vostra frenesia di fare meglio è riconosciuta da tutti. A fine anno potreste avere una buona notizia sul lavoro, chissà, e anche un'entrata economica abbastanza buona. Le feste saranno un momento piacevole, da vivere con brio, in amore, ma volete vederci chiaro proprio con il partner, perché c'è qualcosa che non va. 4S, con la parola d'ordine occasione lavorativa. Ariete, andiamo al Secondo secondo posto, posto, eccolo qui. dai, anche questa Non settimana, buono. potete, non potete sempre pensare che gli altri vi seguano come il Papa all'altare, eh? Cercate di accontentarvi di quello che avete. Sarete forti e determinati abbastanza per andare alla grande sul lavoro e anche nelle situazioni pratiche. Le feste riaccendono la passione con il partner o con chi volete voi. Vi piace stare sotto le coperte giocando la carta della seduzione. Quindi anche te un 4S con la parola d'ordine passionalissimi. Andiamo all'acquario che è al primo posto della nostra classifica, eccola qui, per le feste. Sul lavoro le occasioni si moltiplicano, il destino è favorevole con voi e voi dovete approfittarne senza avere incertezze però, eh. Durante le feste avete gli occhi a cuoricino verso il partner, ma non siate gelosi per cose inutili. Chi vi ama non ci pensa per niente a cornificarvi. Lasciatevi andare alla giostra delle emozioni natalizie. Quindi un Oh. 5S per l'acquario, parola d'ordine, occasioni d'oro. Occasioni d'oro, che meraviglia! Quindi terzo leone, secondo ariete e primo acquario. Ovviamente per tutti Eccolo gli qua. altri un grande in bocca al lupo per questa Anche, beh, sì, questa settimana che arriva. certo. Vabbè, Anche però. perché gli facciamo passare qualche giorno all'acquario abbastanza tranquillo, perché poi con l'arrivo di Plutone in acquario, che sai, per il nuovo anno 2024, ci sarà un grande cambiamento, un grande cambiamento per tutti i segni, perché il Plutone in acquario è una rottura con tutto quello che è vecchio e quindi spazio al nuovo, con qualche nota stonata per alcuni segni. Poi ne parleremo il 7, Sì. A con l'oroscopo dell'anno, mi tal raccomando, proposito, infatti, seguiteci. noi ci rivedremo con uno speciale rispetto a tutti i segni, quello che affronteranno i segni nell'anno che arriverà proprio con te il 7, domenica 7. Paola, io sto chiedendo a tutti gli ospiti di Buongiorno Weekend che cosa chiedi per te stessa a Babbo Natale. Paolina, che cosa chiediamo? Allora, io chiedo di più amore per gli animali, perché vedo tanti abbandoni, tanta crudeltà e volevo lasciare un piccolo pensiero anche a Leone, a quel gatto che è stato, diciamo, Torturato. è morto in condizioni, non mi va neanche di ripeterlo, perché è talmente forte questa cosa, quindi io vorrei mettere fine alla crudeltà per gli animali, ma anche per i bambini, anche fine a tutto, però in questo momento particolare gli animali, perché io sono molto attaccata agli animali e devono essere trattati. Non potete trattarli, io parlo a tutte quelle persone che prendono un animale, un gatto, no? Per Natale, per deliziare magari come regalo di Natale per i figli, e poi li abbandonano così ai supermercati, diciamo in un parcheggio, cioè perché non servono più. No, non si fa così. Bisogna avere la responsabilità di tenere un esserino
che è parte della famiglia, vive, ha emozioni e sente tutto. Cerchiamo di volere più bene. Grazie Paola per questa riflessione. Ti voglio bene Paola, grazie per queste domeniche con te. Ovviamente ci vediamo prestissimo su più fronti qui a Cusano Italia TV, però Buongiorno Weekend ovviamente ti aspetta. Tra l'altro ci scrivono il podio, secondo posto Buongiorno Weekend, primo posto Paola e Miss Martina, in ex aequo quindi. Cioè, no. Grazie anche ai telespettatori. Sono contenta perché insomma va bene, va benissimo. Oltretutto io quando trovo delle donne intelligenti, belle, intelligenti e capaci, sono contentissima anche di cedere il passo a volte. Ma Perché no, no, ma perché no. così io ammetto sempre, io sono una molto, molto aperta, quindi Grazie. non ho questi. No, no, non c'è nessun passo da cedere, sei meravigliosa Paola. Grazie, buona domenica. Grazie, Grazie grazie a te e Paola Aspri. soprattutto buone feste a tutti quelli che ci ascoltano, anche a te, mi raccomando, Grazie. Letizia, Serenità. Noi ci vediamo il 7 con lo speciale sul nuovo anno, Grazie ok? Paola Aspri, grazie. Buona Ciao. domenica. E adesso qualche minuto di pubblicità e poi torna subito. Buongiorno Weekend e tornano loro, i Book Rider. A tra poco.